furore è un paese che non c'è. Un paese non paese, col suo abitato sparso sui fianchi della montagna a strapiombo sul mare, che si offre a piccole dosi, si lascia scoprire con civettuola ritrosia. Ammirerai vigne e giardini, terrazzi e pergolati, poggi e tornanti che dirupano a mare. E muri, muri a secco, muri dipinti, muri parlanti, muri d'autore. E chiese, e campanili svettanti, e cupole arabeggianti. Una vertigine di panorami immersa in una luce sospesa, irreale e segreta, come una favola senza tempo. Quando furore scende sulla costa, si scopre la meraviglia di un piccolo fiordo nel quale il mare trascende in un colloquio intimo e sensuale con la terra. Qui, fra questi rupi discoscese, pendenti sopra l'onde, la natura va oltre i propri limiti e si spinge nella sfera del divino. L'acqua si insinua nella terra, quasi a fecondarla, con un rito che si ripete attimo dopo attimo fino all'eternità. Il borgo marinaro, il sentiero perduto nel bosco, sono solo tenui tracce per intraprendere il tuo viaggio in questo mondo incantato, preso a prestito da una fiaba. Una fiaba che ti impedisce di restare ad aspettare una storia qualunque, perché ti offre la più bella storia che tu possa immaginare. Come quella fra Anna Magnani e Roberto Rossellini, che qui coltivarono il loro nido d'amore. Alle prime ombre della sera, quando il mare cominciava a tingersi di violetto, i due amanti si dileguavano. Fra quelle insenature, nei silenzi odorosi delle notti d'agosto, Anna e Roberto si amavano con una passione divorante, ma la gelosia di lei era pronta a scatenarsi ad ogni minaccia. La tempesta annunciata scoppiò al culmine di una scenata di gelosia. Lui non la raggiunse e lei, quella sera stessa, partì lasciandolo per sempre. Antica e senza sosta, in questa terra di passioni, è la cura dei vigneti, è il vino che ne cattura i sapori e i profumi del mare e della montagna. Qui le viti si sdraiano su pietre e terra, che piombano a terrazze verso il mare, nella più arida e generosa agricoltura del mondo. Vini estremi, vini eroici, figli della fatica, del sudore, della laboriosità dell'uomo. Come il vaporoso gran furore di vina costiera, un bianco di freschi profumi,
ed un rosso riserva che passano lenti per botti di rovere. Qualità e febbre di vita a cui un poeta enologo ha dato un soffio di nobiltà. Ma furore è anche arte. Se entri in una chiesa, scoprirai cicli di affreschi antichi di quasi 1000 anni. Nella chiesa di San Giacomo sono raffigurati affreschi di influenza bizantina che raccontano le storie di Santa Margherita. Nella chiesa di Sant'Elia, uno splendido trittico ligneo quattrocentesco fra i più belli della costiera raffigura la Madonna fra i santi Elia e Bartolomeo. E oggi, con la passione che li anima, i furoresi hanno continuato a far dipingere sui muri in una rinnovata modernità. Lungo le strade e le case che scendono a mare hanno ricreato un museo a cielo aperto con centinaia di graffiti realizzati dai più grandi artisti di oggi. Furore, una terra di passioni estreme.